Ecco, ma te poteresti e raccoglieresti gli uvi in una volta sola? In una volta sola, si fa un solo passaggio, si taglia e si raccolgono a terra a mano, senza uso di scale. Si tagliano solo i rami che hanno olive e che devono essere tagliati. Quindi risparmi tempo? Risparmio tempo, è più efficiente e più sicuro. Va bene. Adesso ti faccio vedere, quello è un ramo per farti rimanere, si è visto la pianta. E poi quelle che stanno in terra le raccoglierebbero a mano loro, laggiù? A mano loro, o ripassate prima con l'abbacchiatore, la pianta è più pulita e viene un lavoro migliore. Altrimenti quanto tempo ci vorrebbe? Il doppio? No, la potatura a primaverile è solo un costo. Sì, sì. E qui diventa un'opportunità di lavorare in sicurezza. Ah, ho capito. Le rese sono in realtà superiori, anche con la potatura raccolta si fanno anche 150-200 kg a persona come squadra. Considerando che si mette insieme la sicurezza, la potatura, un'efficienza di raccolta, conviene fare un passaggio solo. E qui in quanti siete ad accogliere? Qui la squadra siamo 5 amici che si fa questo lavoro, per cui è un'attività, è conveniente, e anche le piante poi assumono una forma, un aspetto più libero, però sono alla lunga più produttive. Tu sei titolare anche dell'orto dell'Elsa, vero? Sì, sono il titolare dell'orto dell'Elsa, sì. E questo qui, diciamo, lo fai perché ora nell'orto c'è poca roba? C'è meno attività, gli olivi mi piacciono, ne approfitto per fare qualcosa in un momento più tranquillo. Questi sono olivi potati a primavera. La potatura è stata fatta in modo che anche a novembre avessimo produzione. Il scopo della potatura era abbassare la pianta e aprire la vegetazione perché era eccessivamente chiusa. Quindi così si presentano le piante adesso, che sono oggettivamente di forma meno usuale di quella a cui si è comunemente abituati. Però da questa forma poi si passa all'olivo che è stato, nella fila successiva, già ripotato, riaggiustato e raccolto. Questo è anche moraiolo, più rognoso. Più rognoso in che senso? Più duro il distacco dell'oliva. Ah. Proprio in questo senso che vedi, un vicino cadono appena vedono l'abbacchiatore. Questo fa più rognoso. Ecco, quest'anno come raccolto com'è? Quest'anno la rese non sono elevatissime, ma il raccolto è buono e ci sono tante olive. E queste cose tante volte si sentono dire insetti, com'è? Allora, il settembre, ottobre caldo e piovoso ha portato un po' di mosca dell'oliva. Per questo aspetto l'importante è raccogliere e lavorare le olive il prima possibile, in modo che il parassita non danneggia ulteriormente l'oliva in post raccolta. Altre malattie, sì, un po' di rame per l'occhio di pavone ha aiutato la sanità delle piante. Però l'olivo è comunque una pianta molto rustica,
queste latitudini, non ha bisogno di grandi cose. Comunque io penso che queste olive siano un po' rade, perché io sono stato vissuto fino ad ora, hanno cappate punte nel capo. Ma se vieni sotto meglio te ne prendi un po' anche tu. La portate fin lì. Ma no, portiamo vabbè. Lì alla cassetta. Vai vai, spugliamo dopo quelli. No, no, spugliamo dopo. Faccio vedere com'erano le piante dopo la potatura, cioè, e le abbiamo buttate giù, e sì, c'era quattro volte di legno, qui non si passava dalla legna che c'era. Ma dai, ma è pieno di rami, Francesco! Tanto vanno da Mario Rossi, che mi frega, poi mi scrive.